Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nelle indagini sul mostro di Firenze. Una delle prove che incastrò l'imputato Pietro Pacciani potrebbe essere stata contraffatta e il mistero a quasi mezzo secolo da quella lunga scia di omicidi continua. Dopo tanti anni sembrava fatta. Sembrava che sul caso del mostro di Firenze fosse giunto il momento di scrivere la parola fine, almeno dopo la richiesta di archiviazione anche per gli ultimi due indagati, Giampiero Vigilanti, 89 anni, ex legionario, e Francesco Caccamo, un medico di 88 anni. E invece proprio in questi giorni sembra aprirsi un nuovo capitolo nelle indagini sul serial killer che tra il 68 e il 1985 compì 8 duplici omicidi nelle campagne toscane. Una delle prove che incastrarono l'imputato Pietro Pacciani, infatti, potrebbe essere artefatta. Il proiettile che l'allora capo della squadra antimostro, Ruggero Perugini, vide luccicare durante la maxi perquisizione nel giardino della casa di Mercatale, era manomesso. Secondo la perizia del consulente balistico nominato dalla Procura di Firenze, i segni sul proiettile Winchester serie H, la firma dei delitti del mostro, anche se la pistola non fu mai ritrovata, sarebbero stati creati ad arte per incastrare il contadino di Mercatale e dare un colpevole impasto all'opinione pubblica. In molti sollevarono immediatamente dubbi su quel proiettile ritrovato nella perquisizione dell'aprile del 92, seguita da giornalisti e telecamere. Prova che non convinse mai appieno i giudici, che annullarono l'ergastolo inflitto in primo grado. Pacciani morì prima di un nuovo processo. Chi manomise quel proiettile? Riaffiora questa vecchia domanda nei corridoi della Procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo per depistaggio. Mistero Orlandi,